Un giorno il moralizzatore, leggendo il giornale, si imbatte in una notizia incresciosa. Casini beccato con lo ski pass della figlia. A Cortina il leader dell'UDC ha usato il tesserino della figlia per andare a sciare, ma per fortuna il trasgressore è stato fermato da quest'uomo, l'intrepido Enrico Ghezzi. Il moralizzatore è colpito dal suo coraggio e prima di dare la giusta punizione al trasgressore Casini, il supereroe vola verso Cortina alla ricerca del valoroso Ghezzi. Il supereroe fa il suo ingresso a Cortina e si mette subito alla ricerca. Dove posso trovare Ghezzi? Dove sta? Oh, non glielo so dire. Guardi, chieda a lui che sicuramente ne sa più di me. Non lo so. Niente, nessuno sa dove trovare il coraggioso Ghezzi, ma i suoi concittadini applaudono al suo gesto. Lei è fiera di essere concittadina di cotanto eroe? Di cotanto eroe lei intende Enrico Ghezzi, non Casini, vero? Certamente Ghezzi. Benissimo, molto fiera di essere concittadina di Enrico Ghezzi. E condannano il reprobo Casini. Non mi si venga a dire che lo ha preso così perché lei la figlia era malata. Bugie, bugie. Tanto più loro che predicano l'onestà e tutte queste cose. A questo punto il moralizzatore si rivolge alle forze dell'ordine. Sono il moralizzatore, sto cercando Enrico Ghezzi, il nobile Enrico Ghezzi. Sinceramente non saprei dove abita. Nemmeno la polizia è d'aiuto, al supereroe non rimane che rivolgersi alla massima istituzione. Buongiorno, sono il moralizzatore. Lei è il sindaco di Cortina? Piacere. Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri concittadini Enrico Ghezzi. Noi lo stiamo cercando, dove possiamo trovarlo? Ma conoscendo Enrico sicuramente nei migliori bar o nei migliori ristoranti di Cortina. Il moralizzatore segue le indicazioni del sindaco. Dove posso trovare Enrico Ghezzi? Chi è Enrico Ghezzi? Sì. Ma no, ma sarà un altro bar. Grazie alla preziosa informazione dell'allegro avventore del bar, il moralizzatore è a un passo dal temerario Ghezzi. È mio fratello. Sono fierissimo che ha castigato un uomo di potere. Lo troverà presso la funivia del Faloria. Ormai è fatta. Il moralizzatore, superando anche le più impervie difficoltà... Buongiorno. Finalmente trova il suo eroe. Lo trova qui in ufficio. Chi è l'eroico Enrico Ghezzi? Dov'è? Sono io. L'integerrimo Ghezzi accompagna il moralizzatore sul luogo del misfatto. Eroico signor Ghezzi, racconti l'accaduto increscioso avvenuto durante le vacanze di Natale. Abbiamo visto un uomo sospetto che utilizzava uno ski pass errato. Siamo usciti dalla cabina, gli siamo andati incontro e abbiamo contestato l'abuso. E a quel punto? A quel punto era l'onorevole Casini. Come ha reagito il trasgressore di fronte al fatto increscioso? Beh, c'è stato ovviamente molto imbarazzo, perché poi abbiamo scoperto che era l'onorevole Casini. Ha detto che la figlia stava male ed ha utilizzato il suo ski pass. Ecco qui, questo è uno ski pass, è un documento personale, è nominale, non è trasferibile e quindi usare lo ski pass di un altro è un reato. Esimio signor Ghezzi, il moralizzatore è fiero di lei. Continui così e lei sarà il modello virtuoso dei cittadini italiani. A questo punto al supereroe non resta che ricondurre l'onorevole Casini sulla retta via attraverso la sua arma segreta, la super predica. Onorevole Casini, quando ma le pare, il modo? Quando vi pare, ma dopo. Onorevole, lei è stato sorpreso a sciare con lo ski pass di sua figlia. Non avevo gli occhiali e non avevo visto che era di mia figlia. Ho sbagliato ed è giusto che paghi. Non se la cavi con le scuse, onorevole. Che devo fare? Già ne ha raccontate tante. Ciao. L'onorevole Casini con una scusa si sottrae alla super predica e trova rifugio tra i suoi alleati Gianfranco Fini e José María Aznar. Ma il moralizzatore non si ferma di fronte a nessuno. Devo rifletta su questo peccato che ha commesso. Perché l'ha fatto? Poteva comprarsi lo ski pass. Perché non l'ha comprato? Niente. Casini non cede. Ma il supereroe non si arrende mai e torna all'attacco. Per fortuna l'eroico Ghezzi l'ha bloccata, l'ha colta e fragata. Ha ragione. E non si è piegato? Non si è piegato. La sua scusa che ha detto che sua figlia era malata. No, ma perché? No, non era una scusa, era vero. Questa non era una. No, no, scusate un secondo. Non era una scusa, è vero, poverina. Peggio ancora, lei ha preferito lo sci a stare accanto a sua figlia. In questi casi la carezza di un padre vale più di 1000 medicine. Hai ragione. Lei ha preferito lo sci a non stare accanto a sua figlia. Con l'altra figlia, ne ho due, sono andato a sciare con una e l'altra. Però è stato sorpreso col suo ski pass. Si pente. Che modello è per i figli della patria vedere un politico che vuole risparmiare sullo ski pass? Che modello è per gli italiani? Per i figli della patria si crea sfiducia verso le istituzioni. Casini è veramente un osso duro, ma ancora non conosce la tempra del suo avversario.
No, ma non adesso... solo ha peccato di scherzo, attenzione per sua figlia, ma anche di avarizia, il peggiore dei peccati. Che le costava, compagno Schifasi? Sì, ma ho capito. Che le costava? Il moralizzatore viene fermato dai suoi nemici. Fermi, fatemi finire la sua predica verso l'onorevole Casini. E Casini si allontana ancora una volta. Ma nulla può fermare la forza della super predica. Il pentimento definitivo, e la lascerò perdere. Basta, no, adesso hai rotto. Vabbè, no, il pentimento definitivo. Che devo fare, la genuflessione? Ecco, lo faccia e la prossima volta compi lo schipassi. Il moralizzatore ce l'ha fatta. Casini, sconfitto, si inchina al supereroe. Cittadini, non temete. Il moralizzatore veglia sempre su di voi.